Allora, eccomi ragazzi, sto facendo un altro video per spolverare insieme a voi, ovvero non spolverò solo in camera mia, ma spolverò anche qui in sala, quindi preparatevi. Allora, nel frattempo metto questo bastone qui, questo del selfie. Se sentite lo frastuono vaccano sottofondo della tele, stavolta ho deciso di così, di disattivare i commenti, non so se me la disattiva YouTube o io, ma vedremo, ok? E niente, ora metto questo e vediamo un po'. Eccoci qua. Allora, dunque ragazzi, io ho incastrato il bastone del selfie, ho qui il mio bel spray vetri detergente, quasi che non ce n'è più, ma vabbè, vado di alcol, io alcol puro. Al momento c'è questo, io uso questo. Anche se vuoi spolverare con altro, insomma, innanzitutto voglio vedere qui se ho degli stracci. Aspetta un attimo, vedo se ho degli stracci. Anche astrologicamente, astronomicamente, l'inizio della primavera. Sì, l'ho trovato uno. Ovviamente lo uso asciutto su questi vetretta qua, vedete. Allora, innanzitutto non so dove appoggiarvi, perciò mi poggio per terra al momento. Sì, mi poggio per terra. Perché in quella sua bellezza radiosa, faticosa, vissuta, attraversando le depressioni, una parola che si fatica ad accostare ad una santa, ma che invece secondo me ancora di più dal lustro al suo lavoro di persona, di credente nella sua fede, ecco questa primavera che finalmente arriva dopo un lungo inverno, rassomiglia un po' anche a quello che ovviamente in maniera diversa stiamo vivendo noi, apprezzare le difficoltà dell'inverno, delle sue rigidità, della sua lentezza, per lavorare alla primavera. In lei c'era l'accoglienza, l'apertura, la gioia della primavera, ma che veniva dal lungo inverno. Se lei è riuscita a dire... Intanto controllo se c'è... se sta arrivando il mio così. Non so se riesco a registrare o meno. Grazie, vi avverto. E se si spegne la telecamera è perché ho la memoria piena del telefono, quindi staremo a vedere. Anche quello, se registro un altro telefono. Ok, vi sposto di qui. Aspettate che vi allungo il bastone. E vengo qua. No, aspettate, siete messe storte. Ok, scusate. Più la radice va in profondità, più la pianta è grande. Questa è una legge iscritta dentro di noi. Non solo, la sofferenza non però per la sofferenza in sé. Gesù non è andato in croce perché voleva andare in croce. Gesù è andato in croce per testimoniare nel momento difficile l'amore del Padre fino in fondo. Così Madre Teresa, che è stata chiamata e ha avuto quella voce, la voce l'ha sentita, poi non l'ha più sentita, ma è stata sufficiente quella per indurla ad amare fino in fondo. Ed è diventata profonda. Sai qual è il risultato della profondità? Che attira. Quando tu vedi un santo, lui magari è nel tormento, ma fuori tutta luce. È quello che era Madre Teresa. E il camminare sembrerà, lo abbiamo ascoltato nella mia nostra traduzione, ha detto che nessuno nasce, no? Ma l'impegno di questo amore
allora, a un certo punto della sua sta superando anche i mobili della mia sala, grazie, ma di essere povera anche nel mondo, come lo erano i poveri. Sono le 11:57, quasi mezzogiorno, quindi aspettate. Allora, vi poggio qui da qualche parte. Eccomi qui. No, così non è possibile. Ok, intanto comincio a spolverare. Ok, allora i vetri non li faccio perché tanto non ne ho voglia, quindi non li faccio, però faccio in compenso questo qua, la scrivania e il comò. Mi metto da una parte e così riesco a fare tutto. Così vedete meglio. Thank you.
Sono qui dove posso mettere lento sto idem vari frastuoni, però non so come farlo, per come fare sto benedetto video pulizia, perché veramente è una cosa allucinante. Allora, di qua devo pulire tutto. Allora, vediamo un po'. Sto ancora registrando, sì. Ok, ho pulito. Allora qua devo mettere tutto per fare, se riesce senza guardare questo muro, questo lo metto vicino, vado a fare gli swatch, davvero qua. Questo non so dove lo mettere, questo è tutto. Oggi faccio così alla buona, ragazze, faccio così alla buona il video pulizie, perché ho poca voglia, devo dire la verità, ma vabbè, lo stesso, ci accontentiamo. Tra l'altro anche i pennelli sporchi da lavare, vedete voi? Quindi vabbè, no comment, no comment! Sto pulendo tutto qua sopra, mo vedete un po' se riesco in giornata, ovviamente se riesco in giornata. Non mi credete. Sto da sporgere bene bene, si sta registrando, ok, si sta registrando, ora la 30 minuti di video, vabbè. Mi metto dopo e mi sembra. Questo li metto di qua.
posto. Ma ho spaventato di là. No, non credo. Prendete un attimo. Ed eccomi qua. Allora, mi ero dimenticato di spogliare quell'altra parete del mio letto. Non so come farvela vedere. Attendete un secondo che vi raccolgo da terra. Ah, mi pare che erano 15 minuti, 30 minuti, invece sono 15, vabbè, 15 minuti. La vedete quella parete del letto? Come si chiama lei? Non lo so. Questa testata del letto, sì. Stavo dicendo fesserie, però vabbè. Questa testata del letto, mi ero dimenticata di pulirla da quella parte lì, dalla parte sinistra. Infatti l'ho ripassata, anche se l'avevo già pulita, l'ho ripassata e ora va benissimo. Quindi, che devo fare? Niente. Ovviamente devo continuare. Comunque, vabbè, ci vediamo un altro giorno. Ciao ragazze, a presto, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina. Ciao!